cancelletto della quinta gara di campionato Baroldo. C'è in palio il premio All Shot, che si becca Chiello, e siamo tre Stark nelle prime tre posizioni in partenza. Per ora sta andando tutto come non doveva andare. Non ero tornato qui da più di 15 anni e l'ultima volta che ero stato in questa pista si girava, era completamente diversa, c'erano due ferri di cavallo, era molto diversa di così. Non mi è mai piaciuto particolarmente, e anche se in realtà è passato uno dei momenti più belli della mia vita in questa pista, tra il trofeo della Pineta e tante gare, tanti eventi che poi ci trovavamo sempre a correre qui. Quindi l'idea era quella di farmi il mio piano piano, rivedere la pista, anche perché in 15 minuti di prove libere non ci avevo capito assolutamente nulla, e invece trovarmi subito secondo in partenza mi ha abbastanza destabilizzato. Ma infatti, come vedete, ho perso già un sacco di posizioni. Chiello, che era stato il primo per un po' di giri, alla fine lo ribecco, e ricordatevi sempre che lui è secondo in campionato. Ogni posizione, quando siamo così vicini, è importante. Siamo battagliati per un bel po', sono rimasto dietro di lui 2-3 giri, era davvero difficile trovare un punto, anche perché lui è molto veloce e anche poi nelle curve con un po' di appoggio la fa correre da paura. Viene da Supermotard, ha un gran background e ha una gran velocità in testa. Per mia fortuna ha ancora qualche problema sui buchi, ma ho paura che a breve sistemerà anche quelle. Qui da fuori Roberto mi urlava a testa, perché l'idea era sempre quella: devi portare a casa la gara, la pista non ti piace, non ci sei mai venuto, era diversa, non l'hai vista, fai veramente un lavoro d'ufficio. Però dai, eravamo troppo vicini per fare un lavoro d'ufficio. Qui ho strafatto, volevo passare all'esterno, ma non avrei mai avuto la velocità. Così perdo la posizione e in più ho sbagliato lì nel salto e perdo una seconda posizione sul rettilineo. Che rischio. In queste ripartenze l'elettrico ti dà un qualcosa in più, perché riesci a modularlo col potenziometro, veramente riesci a trovare dei punti di trazione pazzesca. Se trovi il modo di dare trazione, un'accelerazione così non l'ho mai provata con nessuna moto. Oh, cazzo! Sì, ero lì che dicevo: oh dai, è finita, avevamo tirato fuori il cartello di due giri, basta. E invece Mike non la pensava così.
Dio! Maledetto! Bravo, ci sono. Bella comunque. Bene, seconda manche. Adesso che non serviva, all shot. Sì, sono stato primo per qualche giro, poi quando sentivo che iniziavo a prendere troppi jolly, ho deciso di tirare un po' di remi in barca. Però mi sentivo molto meglio della prima manche. Stavo iniziando a capire bene la pista. Un'altra manche, davvero, completamente. Non andrò mai più a fare una gara senza aver provato la pista. Non ho consumato molto neanche questa gara, nonostante la pista fosse caratterizzata da molti saliscendi e mi aspettavo di consumare in realtà parecchio. Invece, come tutte le altre manche, che nel nostro caso sono particolarmente brevi perché noi facciamo delle manche da 12 minuti più due giri, quindi più o meno 16 minuti di gara, poi contando, dipende poi quanto è lontana la linea d'arrivo dalla linea di partenza, ma meno male 16 minuti, 17 minuti di gara, consumo sempre mediamente un 45% dell'energia della moto. È troppo bello avere i segnalatori che dall'esterno ti segnalano con la voce, è impagabile. Sto giro essere in terza posizione, dietro di me Chiello in quarta, quindi ci siamo scambiati le posizioni, ma è sempre lì, due manche, uno attaccato all'altro. Avevo visto il cartello dei due giri, avevo visto il cartello dell'ultimo giro, ma quando ho visto davanti a me il secondo ho pensato manca più poco, pochissimo, ma ce la posso fare, lo posso prendere. Ma in realtà lo stavo prendendo soltanto perché a sua volta lui aveva visto che la gara era praticamente finita, mancavano poche curve alla fine e aveva ormai tirato i remi in barca. Comunque questo terzo posto all'umore male non fa. Bravo Dio! Bastardone! Mamma mia! Mamma mia! Bravo! Grazie bravo, bello, bravo. Grazie! Mi è partito forte! Sì, bravo!